una nota tra San Paolo e Verdignone. In una recente conferenza, Armando Verdignone dice: Zeus ama il capovolgimento, che la nobiltà divenga viltà. Questa è la mitologia ripresa come idealità dall'ontologia, da Aristotele, e ripresa in pieno San Paolo. Quindi non stiamo leggendo Esiodo, non stiamo leggendo Omero. Leggiamo San Paolo, lettera ai Corinzi, la prima lettera. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i pazienti. Riprendere. Riprendo tutto. Una nota tra San Paolo e Verdignone. In una recente conferenza ha detto che Zeus ama il capovolgimento, che la nobiltà divenga viltà. Questa, dice, è la mitologia ripresa come idealità dall'ontologia, da Aristotele, e ripresa in pieno da San Paolo. Qui non stiamo leggendo Esiodo, non stiamo leggendo Omero. Leggiamo San Paolo, prima lettera ai Corinzi, versetti 27-29. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Ridurre a nulla le cose che sono, quindi la sapienza, la forza, la nobiltà ridotte a nulla, perché nessun uomo, e insiste, non è Omero questo, non è Esiodo, non è Eschilo, non è Aristotele, è San Paolo, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Anche il Dio vendicativo e misericordioso dell'Antico Testamento è il Dio di Paolo, quindi, il Dio che ama il capovolgimento. Vendicativo e misericordioso è un Dio antropomorfo, sarebbe un Dio antropomorfo. Zeus è Dio, ossia un numero due. Ogni Dio in terra è un numero due. E così Nietzsche addirittura percepisce di essere Dio. E si realizza come bestia, tale è ogni sovrano. E la cosa è nota tra il popolo, la corte e la curia. Fratello animale, dal reietto in fondo alla nave di Conrad, al cavallo di Nietzsche. Zooantropologia, ossia teologia e teomonismo, o politeismo, nessun monoteismo, in cui Dio opera e non agisce. Allora Zeus ama. L'uno ottenuto per taglio dal due, anche in tal senso ogni numero uno è un numero due. Zeus ama il capovolgimento. Ognuno ama il capovolgimento. Anche ognuno lo odia, lo teme. Il
padrone teme di ritrovarsi schiavo. È la ragione per cui ogni tiranno cerca di uccidere il suo successore, invano. Zeus ama il capovolgimento dell'altro e odia il proprio capovolgimento. Teme di ritrovarsi bestia. Il sovrano non ama ritrovarsi bestia o schiavo. E non ama la nobiltà degli uomini, perché tra loro uno, un altro uno numero due, potrebbe prendersi per Dio e capovolgerlo. Potrebbe essere quel successore che nessun tiranno può uccidere. Discorso della morte che si trova nella genealogia degli dei greci, Urano, Crono, Zeus. Zeus è l'algebrale, poi schiere di geometrali eseguono il suo protocollo. Il fulmine di Zeus si secolarizza nel bastone, shaft, bastone militare, e nella canna religiosa. Le due tradizioni si fonderanno nel diritto romano canonico. Il canone viene da questa canna, questa cannetta utilizzata come unità di misura. Affinché nessun umano tenti l'assalto a Dio, questo Dio bestia ama il capovolgimento. Il Dio greco non è il Dio ebraico. E c'è da chiedersi se il Dio dell'ebreo ellenizzato Paolo non sia anche in buona parte greco. Che la nobiltà divenga viltà appartiene al teocannibalismo. Anche la storia recente è ricca di capovolgimenti di capo di Stato e di governo, di dittatori e di re nel pianeta. E comunque Zeus era una bestia. La sua vicenda con Europa è una apologia dello stupro. Ognuno si prende per Dio. Non solo nel fantasma paranoico in cui l'altro, da scrivere forse con la A maiuscola, è sempre un falso Dio e si realizza come bestia. È la questione posta dal mito di Gige, che troviamo nella Repubblica di Platone. Ognuno come invisibile si prende per Dio e realizza la messa a morte del re e lo stupro della regina. Dire il ratto è un eufemismo. Che Davide, da cui discenderebbe il figlio di Dio, Gesù, legalmente uccide l'ittita e stupra sua moglie, la bella Bessabea, che conferiva una aureola divina al suo sposo. Ognuno ama il capovolgimento, come indicano l'ideologia del ladrocinio e l'ideologia della lottizzazione, dal gioco del lotto alla spartizione della terra. Se Zeus è bestia, ossia se la teologia è una zoologia, il nome è tolto per il nome del nome. Certo, il modus del nome ha la proprietà della stabilità e della permanenza, ma l'incubo intoglibile è quello di venire detronizzato. C'è tutta una letteratura su questo dettaglio. Era anche l'incubo
del padre e del nonno di Zeus, e anche quello di Heidegger e quello di Eco. Heidegger temeva l'ebreo, lo sradicato, l'errante, ovvero temeva di essere ebreo. Forse figlio di questo, figlio di questa paura, il suo innamoramento per Hannah Arendt. Eco invece temeva gli imbecilli, che potessero prendere il potere per capovolgimento, avendo idealmente accarezzato l'ipotesi della rivoluzione politica e sociale, che è cannibalismo. Sinora le rivoluzioni sono state colpo di Stato. Temeva quindi Eco che altri facessero quello che aveva fatto, un figmentum paraculturale per una realizzazione da imbecille. Oggi la cittadella del potere, anche dei suoi scriba, oscilla tra la giungla e il deserto. Categorico Heidegger e, di facciata, l'anticategorico Eco sono lo stesso animale anfibologico, una creatura fantastica eretta sulla negazione del nome, sulla negazione dell'autorità, che oltre l'autoritarismo e l'anti-autoritarismo dà l'autorevolezza. Si tratta infatti di due autori ritenuti autorevoli, ovvero senza autore. Quella che è ancora una questione aperta in Peirce o in Freud viene chiusa dalla gnosi del nome di Heidegger e di Eco. Entrambi hanno mancato la loro tesi e non sono riusciti a leggere l'ipotesi della scolastica medievale. Per il luogo comune, Heidegger è il più grande filosofo del XIX secolo e per Thomas Sibeok, che fu presidente dell'Associazione Mondiale dei Semiologi, Umberto Eco era apprezzato da metà delle università americane, cittadelle universitarie. Umberto Eco, e diciamo l'altra metà, aveva come cavallo di razza Jacques Derrida, questo secondo la testimonianza di Thomas Sibeok, che raccolse a Ginevra nel 1994. Più che la nobiltà divenga viltà per negare nel capovolgimento il capo, lo chef, il dispositivo di direzione e non qualcuno, l'epoca ha privilegiato la viltà, promuovendola a nobiltà. Il vile, e solo il vile, attacca croce e ottiene il suo trono sociale e politico stabile e perenne, come quello di Zeus, ossia del nome del nome, il nome dell'impalcatura. Nome della finzione sociale e politica. Non ha nessun interesse intellettuale il bestiario sociale, tuttavia occorre restituire in opere, senza più prendersi né per Dio né per bestia, il discorso dell'interesse sostanziale e mentale,
quello che tiene nobili e ignobili al potere. E in tal senso leggiamo anche gli scritti di questi due intellettuali, per quel che c'è di intellettuale. La nostra lettura del passo di Paolo, citato da Armando Verdiglione, diverge dalla sua. Non è la saggezza a essere cancellata, ma la dotta ignoranza. Sono sostitutivi questi nobili, questi forti, questi sapienti. Il sapiente sarebbe Heidegger. Eccetera. Nel suo caso, quello di Paolo, come nel nostro, è in gioco il capovolgimento e non la distruzione per opera delle donne triformi e dei marascialli, e quindi di funzionari che sarebbero divini, accoliti di Dio. In altri termini teologici, sue emanazioni. Zeus è quella bestia divina che ha dato il protocollo e l'ordine da eseguire ai marascialli. Verdiglione l'ha chiamata in questa inquisizione contro la sua pratica la calata dei marascialli. Esatto. Dio, il cielo. Il superno, le sue emanazioni calano, è sempre come lo spirito della guerra, cioè teologia politica di von Clausewitz, no? Scende dall'alto, no? Sino alle ultime truppe. Dopo aver dato questo Zeus, bestia, il protocollo da eseguire ai marascialli, poi le ninfe di Zeus hanno fatto il resto. Nessuna restituzione intellettuale in questo caso. E, operando per capovolgimento, rispetto a una idealità, forse nella questione della trasmissione della psicanalisi e oggi della cifrematica, di questa altra scienza della parola introdotta da Armando Verdiglione, si trova per capovolgimento Verdiglione a restituire non in opere ma al nemico, a restituire al nemico tutto ciò che di intellettuale ha intrapreso. Cominciamo a leggere il passo di Paolo. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Maimonide avrebbe potuto obiettare a Paolo che il Dio che sceglie è antropomorfizzato, è umano, decisamente umano. È comunque un Dio che sceglie nel mondo, il termine è cosmos, e in questo è un Dio greco, anche se sia nella Torah che nei Vangeli Dio oscilla, per dire così, tra l'operare e l'agire. Il Dio che agisce è una creatura umana, un figmentum, che poi sarà il cogito e il soggetto, eppure il Dasein, l'esserci, più precisamente l'essere il là, del da, di Dasein, in Heidegger.
Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti? I sapienti sono i soggetti padroni del sapere? Pare di sì. Non sono i veri sapienti che lasciano una lezione intellettuale, sono quelli che Leonardo chiama i trombetti, gli accademici, gli aristotelici, gli stessi che l'hanno fatta pagare a Giordano Bruno. Tromboni e trombetti? In Trombetti c'è l'eco di un passo di Dante e del cui facea trombetta. Heidegger è un trombetto? Ecco, di sicuro. Heidegger comunque non è diventato noto per sein und Zeit, per essere tempo, che è un insuccesso, al quale non seguirà mai il tomo numero 2, giustificato in tutt'altro modo da Heidegger. Questo insuccesso, e in quanto giustificato, conferma di essere un insuccesso. Ma solo una conferenza stampa, al posto di questo tomo numero 2, c'è stata più di 30 anni dopo, dal titolo inverso, Zeit und Sein. Hegel è un trombetto? Per Carlo Alunzi, sì, appunto da scrivere e sputare su Hegel, per quello che dice sulla donna. È stata anche gentile, no? E i maschi si ammazzano, non sputano per queste cose. Heidegger è diventato noto per essere stato il rettore dei rettori, l'ascesa del nazismo, per non aver mai analizzato questo suo impegno sociale e politico e per aver aggiornato l'impalcatura del sistema, caro agli altri categorici. Non sorprende che interessi anche gli anticategorici, come apparentemente Derrida e Agamben. Ancora, il dio di Paolo. È mezzo greco e mezzo ebreo. Se Dio sceglie, anche l'uomo sceglie. Anche per questo Dio è, in questa scena, il delegato superiore, mentre il diavolo è il delegato inferiore ed infero. Il Dio che sceglie appartiene alla gnosi, alla teoria della conoscenza, diremmo oggi. È il Dio greco che agisce per il bene supremo, che è il suo. Non è Dio come operatore. Dio sceglie lo stolto, colui che sta fermo e saldo. Il Dasein è lo stolto, il gettato dall'iperuranio sulla superficie terrestre, quale spazio d'arresto. Anfibologia stolto sapiente? Gli ultimi sulla Terra saranno i primi nel regno dei cieli? La ricerca ha posto negli ultimi anni la questione dell'ebraicità, della vita di Paolo, così in particolare Jacob Taubes. C'è da chiedersi, no? Se anche Rav Yehovah, Gesù, era in parte ellenizzato. Oppure di come diventa ellenizzato per l'autodafé dei Vangeli in ebraico. E la loro sostituzione con
canonici Vangeli in lingua greca. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Anfibologia debole forte. È lo stesso animale fantastico, come lo era anche stolto sapiente, ossia la copia impossibile del nome. Questo è l'animale fantastico, quello che in Freud è l'animale totemico. No? Tolto il padre, qui nella sovrapposizione tra Dio e padre, tolto Dio, tolto il padre, emerge l'animale fantastico, emerge l'animale totemico e tabuico. L'animale con la via facile, l'animale con la via difficile, se non impossibile. Ed è come questo animale fantastico, come il nome del nome per i grammatici antichi e nuovi. Il debole sulla terra confonde i forti della terra e sarà forte nel regno dei cieli? Il debole è il vero forte? Questa è la sensazione di Paolo, forse. E il forte è vero debole? Il sovrano è bestia? No, non c'è sistema dei deboli e dei forti. Stiamo analizzando una coppia dicotomica, oppositiva, un'impalcatura stiamo analizzando, una coppia impossibile della vita. Paolo capovolge l'anfibologia. E l'anfibologia non ha nessun valore intellettuale. Non si tratta di ripristinare i forti nella loro forza. I forti non sono inquisiti dai deboli. La diceria dell'untore non è una prerogativa dei deboli, anzi. Non è una diceria del popolo, non è una vox populi, semplicemente. E Verdignone non è inquisito dai marescialli e dalle donne triformi. Chi è l'inquisitore che ha scatenato la visita dei 300 marescialli? In effetti, Zeus è greco e così pare il dio di Paolo. Zeus è come gli umani lo vorrebbero per prenderne il posto. È umanissimo, quindi, addirittura è bestiale. Come gli umani. I forti agiscono in nome del padre, Zeus, e i deboli li confondono, poiché Dio li ha scelti sempre. I deboli agiscono in nome del figlio. Questo motivo della scelta andrebbe esplorato anche nel Mein Kampf di Hitler, in cui il popolo tedesco è scelto da Dio. Per la sua missione di civiltà mondiale, cioè per realizzare nuovamente l'impero romano. Reich, il terzo Reich, il terzo impero, no? C'è chi come Klemperer ha scritto la lingua del terzo impero, no? La lingua del terzo Reich. E che cosa risulta da questa scelta, da questa elezione? Una guerra mondiale è una macchina di annientamento degli esclusi da Dio, dopo esserne stati gli eletti. Il Dio che sceglie è il Dio dicotomico e anfibologico, umano, troppo umano per riprendere Nietzsche, e giunge fino alla concordia delle canne e dei bastoni, del canone religioso. E del regolamento militare, Herrschaft, signoria militare, bastone militare e carota religiosa. Dio, scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Paolo, ha scritto Jacob Taubes, o come pronunciamo la francese, Taubes, ha i cannoni puntati verso Roma.
sa dov'è la centrale del potere. All'epoca solida e non liquida come è sostenuto oggi, dinanzi alla nobile Roma, gli ignobili hanno una chance di farcela. Gli ignobili, disprezzati e nulli, sono scelti da Dio o hanno eletto il loro Dio. Ciò che nulla è scelto da Dio per ridurre a nulla le cose che sono. Non c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci di Gesù, ma la riduzione a nulla delle cose che sono. Questo è Paolo, non Gesù. Se Dio non è più quello greco, ma Dio come fede, come operatore, come spirito, allora ridurre a nulla le cose che sono non è altro che la vanificazione dell'ontologia, della vita come sopravvivenza, della memoria come ricordo di copertura. Le cose sono o non sono? Questa è ontologia. Se sono è ontologia, se non sono è ontologia. In tutta la loro ontologia appartengono agli stolti sapienti, no? Il sapiente si ritrova stolto, Heidegger. E lo stolto, l'idiota di Dostoevskij, si ritrova sapiente. C'è un palinsesto di... Per ciascuna di queste frasi ci sono una dozzina di libri dietro, neanche di più. È questo che Nicola da Cusa ha inteso con la formula ignoranza dotta. L'azzeramento delle cose, la loro nullificazione, è l'impossibile edificazione del fantasma. Ed è il fantasma che governa il ciclo ontologico, le cose che sono e che poi non sono. Ma il fantasma non esiste, il governatore non esiste, il fantasma governa, ma l'idea dell'idea governa, ma non c'è. E quindi le formazioni dell'inconscio riemergono. L'incubo dell'ignobile e disperato è l'altra faccia del sogno del becille. Schaffer sarebbe il signore col bastone. L'uomo bastone. Il fantasma di possessione sfocia nella riduzione a nulla delle cose. Il fantasma di possessione sfocia nella riduzione a nulla delle cose che sono. Le cose linguistiche, i nomi, i significanti, e altro dai nomi e dai significanti. Non procedono dalla questione chiusa. E quindi nessuna catena li tiene. Gli elementi linguistici sono irriducibili, ossia inalgebrali, nessuna algebra degli elementi. La legge di capovolgimento riguarda non il reale, riguarda l'ideale. Riguarda il fantasma. La bella copia ideale si realizza a rovescio come brutta copia reale. Dio non c'entra. Tolto l'operatore, tolto Dio per l'operatività dell'idea di Dio, è impossibile per l'operatività del fantasma.
Questa cosa ritenuta una macchinazione, è quella che nell'elaborazione di Agamben diventa la macchina del potere da rendere inoperosa. Questo Dio che non c'entra, come Zeus, e il Dio di Paolo, è un fantasma, è un'idea di Dio. Si dovrebbe dire che i cristiani sono governati per delega di ognuno dal fantasma di Dio di Paolo. Il fantasma di Dio, quello appunto che agisce anche nella storia. Ed è il Dio della Gnosi, è il Demiurgo, come è ritenuto nella Gnosi, il Dio dell'Antico Testamento. Invece Dio opera e la fede non ammette copie. La funzione di nome instaura il movimento dell'amore, instaura il transfer. L'onda dell'amore è sintattica, altrimenti è l'amore del tiranno con tutto il suo bestiario. La riduzione è algebra dello zero, algebra dell'uno, metafora della riduzione degli arti e delle articolazioni, l'algebra, al gabra, ripresa dal matematico al warismi, la chirurgia impossibile della parola, l'algebra della parola. L'opera della mano, la chirurgia, la mano di Dio, si realizza come mano della bestia. Bestemmia impossibile, come la parola teologia, anche secondo la lettura del teologo Christian Pagano. Dio opera e non riduce le cose che sono. Si riducono da sole le cose che presumono essere. Dio non è riduttore, e nel caso Paolo è il riduttore di Gesù a Cristo, l'unto, no? Christos, l'unto di Dio. La lettera di Paolo indica il funzionamento di quello che per lo psicanalista Guy Rosolato nei primi anni 60 diverrà la logica del capovolgimento, di un renversement. Capovolgitore divino e capovolto infero sono lo stesso animale fantastico. Anche la restituzione al nemico non riesce, perché è un fantasma. Qualcosa resta, e non quello che si è immaginato e creduto che restasse. E non è quello che hai immaginato e creduto che resti, ovvero figmenta, finzioni, opere fantasma che possono assumersi come gloria dinanzi a Dio. Le opere sono inassumibili anche dal loro autore. Come la riuscita non è assumibile, non è io riesco. Se dopo una riuscita interviene, ce l'ho fatta, la riuscita è cancellata e si apre l'abisso sotto i piedi. La gloria quindi è inassumibile. Nessun soggetto della gloria. Dio non riduce le cose che sono a nulla, e nemmeno l'uomo. Le cose non si azzerano e non si infinitizzano se non nel sistema. Le cose non sono governate dal più e dal meno,
Solo così può esserci restituzione in altra qualità. La restituzione in altra quantità è come quella di Dostoevskij, che doveva prima bruciare tutto, anche i mobili della casa, per poter scrivere. Il debito è inestinguibile, come il credito. La restituzione al nemico è impossibile, ed è una impossibile restituzione in quantità. Ciò che abbiamo fatto non è qualcosa di quantitativo. L'impianto, il sistema, come scrive il filosofo Albano Unia, si installa in un istante. 40 anni di qualità intellettuale possono svanire all'istante per la tentazione sostanziale e mentale, benché potrebbe non interessare l'impero e l'esercito. Se la villa San Carlo Borromeo, una delle sedi della Fondazione di Cultura Internazionale Armando Verdiglione, se la villa come opera è la soluzione alla questione della trasmissione della ciframatica, va in fumo e il poco arrosto rimane nelle mani di scimmie del nemico, che come l'altro di Lacan non esiste, ma se esistesse sarebbe esattamente come è immaginato e creduto dal soggetto. Avrebbe il volto dell'uomo duplex, dei marascialli, e della femmina triplex, dei magistrati e dei giudici. Restituire a Cesare vale a non abboccare all'impero, a non appetirlo. Non è questione di cercare la gloria di questo mondo. Nessuna corsa e concorrenza per occupare il posto dei forti. E non perché i deboli saranno i primi, ma perché l'impalcatura non può sostituirsi all'originario. Le manifestazioni dell'inconscio per Freud sono l'emergenza dell'originario, che chiede ascolto e restituzione in altra qualità. Questa vicenda può leggersi come una rappresentazione del sintomo. Che è la modalità della lettura del discorso anche da parte dell'inventore della ciframatica, ossia di Armando Verdiglione. Ciascun istante questa restituzione. Non c'è un attimo in cui la creatura gnostica possa fondarsi sull'avere e cerchi anche la decima che spetta a Dio, la terumah in ebraico. Tolta la restituzione per via di investimento, ognuno è investito dal male, dal negativo, dall'erotismo. L'ascesa. Opera la metamorfosi in discesa, in carattere.